Sono Francesco, ho 21 anni e lavoro con questa associazione da un anno e mezzo circa. E niente, sono entrato in contatto con loro tramite il servizio civile, quindi ho fatto prima un anno di servizio civile e adesso sto continuando a lavorare con loro tramite appunto Padre Antonio e la struttura dei Comboniani. Questa struttura fa parte dell'associazione Black and White appunto e niente, noi ci occupiamo di fornire su questo territorio un punto d'incontro per i ragazzini e per i bambini. Lavoriamo con i bambini che vanno dai 6 anni, quindi dalla prima elementare, fino ai ragazzini di 15-16 anni. Abbiamo, infatti sono divisi in due gruppi, abbiamo il gruppo dell'elementare e il gruppo delle medie. Oltre, diciamo, a fare i compiti in questa struttura, noi ci dedichiamo anche a dei laboratori che noi definiamo laboratori didattici, nel senso che li aiutano tramite questi laboratori magari a superare dei problemi che sì, possano essere problemi didattici, ma anche problemi legati proprio alla vita o al proprio carattere. E facciamo dei laboratori di musica, quindi un laboratorio anche corporeo, con un po' di ginnastica, un po' di improvvisazione, di esternare un po' quei sentimenti, perché la difficoltà che hanno loro è un po' questa, di esternare i propri sentimenti. Spesso, molte volte, hanno delle situazioni un poco pesanti comunque a casa con la famiglia e quindi si sentono un poco oppressi, un poco strutturati. Noi cerchiamo di farli vivere l'infanzia che meritano, insomma, che molto spesso, anche se sono dei bambini di 8 anni, sembrano molto molto più grandi dell'età che hanno. E niente, loro qua si sentono un po' liberi di fare i bambini di 8 anni, quindi giocano, facciamo questi laboratori di pittura anche. Abbiamo lavorato per Carnevale, quest'anno abbiamo fatto la sfilata sulla Domiziana, hanno preparato il carro, anche questo disegno che vedi hanno aiutato i bambini a colorarlo e a disegnarlo. È l'impostazione che gli è stata data da loro, insomma, hanno scelto loro il filone che volevano seguire tramite un'attività di disegni. Hanno scelto un poco quello che da mettere qua. Le stesse aule che utilizziamo d'inverno per fare i compiti sopra, dopo se vuoi ti faccio vedere, hanno delle pitture dentro che loro stesso hanno realizzato tramite l'aiuto di Gianluca, che è un ragazzo che si occupa proprio di graffiti, del Mammut di Scampia, ed è venuto qui e che insieme ai ragazzi ha realizzato queste e altre pitture che stanno nelle aule sopra. Poi abbiamo fatto anche un altro laboratorio, che è quello del laboratorio del legno, della falegnameria. Tutti i ragazzini hanno costruito delle piccole cassette degli attrezzi e dentro ci mettono un po' tutto quello di cui hanno bisogno, non solo a livello scolastico ma anche nella vita. E da poco abbiamo intrapreso un'altra piccola avventura, che è quella del rugby. Abbiamo fondato un'associazione sportiva, che qui a Castelvolturno non c'è, e abbiamo iniziato insomma da novembre a fare questi allenamenti. Attualmente abbiamo una squadra under 12 che ha partecipato a due concentramenti di rugby e si sono insomma ben comportati e abbiamo iniziato questa nuova avventura, anche perché il rugby si lega molto ai valori che noi vogliamo trasmettergli, cioè quelli di unità, quelli della vita, di andare sempre avanti, non lasciare mai nessuno indietro, essere più altruisti possibile. Facciamo il cineforum con loro sui cartoni animati, li analizziamo, vediamo un po' loro cosa capiscono di questi cartoni animati, e a noi ci interessa un po' quel messaggio che lanciano, no? E la cosa bellissima e interessantissima è che ognuno di loro dà un'interpretazione diversa a quello che vede, è come veramente come entrare a contatto con mille mondi diversi. È bellissimo, veramente bellissimo. Diciamo che io non conoscevo questa realtà. E conoscendola, oltre, diciamo, a mettermi in gioco con i bambini, mi sono messo in discussione anche con me stesso, anche perché in questa zona qua molte volte si tende a dare la responsabilità di tutto quello che accade agli extracomunitari. E prima di venire a lavorare qua, diciamo che anche io mi accodavo a questo pensiero, no? Poi, una volta scoperta questa realtà, una volta anche grazie a Filippo, che un poco ci fa ragionare anche sui problemi poco più importanti che ci sono su questo territorio, ci siamo accorti che, diciamo, che le problematiche ne erano molto più che semplicemente gli extracomunitari.
La cosa che mi sono reso conto io personalmente, essendo anche un cittadino di questo paese, è che c'è molta chiusura mentale da parte di tutti, sia degli italiani sia dei nigeriani. E quello che vogliamo puntare noi è proprio questo, no? Perché poi alla fine, avendo il rugby, e quindi dove ci sono bambini italiani extracomunitari, avendo il dopo scuola la stessa cosa, speriamo di fare entrare in contatto poi anche i genitori, perché noi con il rugby alla fine di ogni partita c'è il terzo tempo, che sarebbe un momento dove tutti si fermano, genitori, figli, squadra avversaria, eccetera eccetera, dove fanno qualcosa da mangiare, ognuno porta qualcosa a piacere, anche se c'è una piccolissima speranza, io l'ho appoggiata al 100%, perché veramente una cosa che può fare bene a questo territorio potrebbe essere il motore del cambiamento, noi questo speriamo.